Silvia Burini, sono il curatore che si occupa di produzioni culturali Ca' Foscari. Vi porto il saluto del magnifico rettore che purtroppo non ha potuto esserci per le 11, ma ha promesso di arrivare per mezzogiorno, quindi poi sarà con noi nel momento del cortile. Sono molto felice e vi porto anche questa felicità del rettore che oggi si concretizzi un momento molto importante per Ca' Foscari, anche proprio per questo palazzo dove ci troviamo. È un progetto, questo, del restauro e anche del volume che è nato in questa occasione, ma è diventato un progetto molto più importante che coinvolge ben 4 dipartimenti. E proprio il rettore scrive in questo bellissimo libro che è un momento di gioia per Ca' Foscari, proprio perché questa sinergia diventa anche concreta, palese, visibile. Oltre a aver potuto ridare al palazzo uno dei suoi ornamenti, è stata l'occasione di un'indagine che si è spinta in ambiti diversi, storico-architettonici, storico-artistici, di ricostruzione anche della memoria della storia di Ca' Foscari, e ha prodotto un volume di cui siamo veramente molto orgogliosi e che forse molti di voi hanno già in mano, e che auspichiamo sia solo l'inizio di una collana di volumi che possono raccontarci la storia in questo modo anche di ricerca scientifica. Ci sono scoperte veramente interessanti in questo bellissimo libro, e che possa esserci quindi una collana dedicata ai nostri vari palazzi. Naturalmente questo forse è il più conosciuto, il più anche il più, come dire, prestigioso, ma ci sono tanti segreti ancora da svelare nelle sedi di Ca' Foscari. Quindi speriamo davvero che sia l'inizio di una storia nuova per Ca' Foscari, che porti i frutti oltre questo bellissimo progetto. Quindi vi ringrazio ancora di essere qui, e la giornata, come sapete, è organizzata con un incontro prima qui nell'aula Baratto e poi con la cerimonia di scoprimento dell'affresco della Madonna con Bambino nel cortile piccolo. Ora passo la parola a una persona molto importante per questo progetto, che è l'avvocato Walter Maretto della Cassa di Risparmio di Venezia, che ha contribuito naturalmente alla realizzazione di questo progetto. Dopo l'avvocato Maretto invece parlerà la dottoressa Emanuela Zucchetta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e della Laguna, che altrettanto, in modo altrettanto importante, ha partecipato a poter realizzare questo restauro e quello che ne è conseguito. Vi ringrazio ancora e vi aspetto poi in cortile. Bene, buongiorno a tutti. Oggi ho la magnifica occasione di essere qui presente tra di voi in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Venezia, per una pura fatalità, è quella che il nostro presidente Sammartini ha dovuto anticipare un'importante riunione di oggi, che era prevista 2 ore più tardi, e questo gli ha impedito di essere presente, dando a me l'occasione di vedere queste belle cose. Non voglio assolutamente portare via tempo agli interventi successivi. Quello che mi sento di dire oggi qui, e che mi sembra tutto sommato importante, è mettere in rilievo che la Cassa di Venezia una volta tanto, diciamo, ha ritenuto di non intervenire in un progetto riguardante un'opera famosa, come spesso si fa, ma ha visto proprio la rilevanza di intervento su un'opera che vive ancora oggi nella sua vitalità, e cioè viene vista dalla gente che frequenta l'università. E quindi per noi questo è un sistema, diciamo, per essere veramente la banca del territorio che agisce sulla città.
È un progetto questo che si inserisce in una serie di progetti per i quali Carive ha ritenuto importante collaborare con Ca' Foscari, con una prestigiosa università, con l'Università della Città. È un progetto che appunto inserendosi nell'ambito di altri progetti consente di indagare la storia della nostra bella città, ma anche di porre uno sguardo sul cortile, uno sguardo sul futuro, perché siamo convinti che il futuro, la programmazione del futuro, una visione di come sarà il futuro della nostra città, della nostra società, non possa prescindere da un esame approfondito del nostro passato. Ed ecco che quindi Carive sicuramente oggi e anche in futuro sarà sempre al fianco di Ca' Foscari in progetti di questo tipo. Quindi chiudo portando i saluti del Presidente Sammartini, della Cassa, a Ca' Foscari, al suo Rettore, sempre così sensibile in queste iniziative. Grazie. Buongiorno, sta diventando ormai una piacevole consuetudine quella di trovarci in questa magnifica sede ad inaugurare interventi di restauro eseguiti dagli allievi usciti dal corso di laurea di tecnologie per la conservazione e il restauro, fortemente voluto dal professor Guido Biscontin, interventi che gli allievi realizzano per la loro stessa università. Ricordo il portale intervento al portale quattrocentesco proprio di Ca' Foscari e d'ora appunto questo nuovo intervento su un tipo di tecnica diverso, forse ancora più complessa che non quella della parte lapide, anche se con diciamo tracce di policromia rispetto all'intervento precedente, perché si tratta addirittura di uno stacco d'affresco eseguito negli anni 60, posto indubbiamente all'aperto, quindi con tutte le problematiche conseguenti. Ma una cosa vorrei sottolineare, che questo intervento che vede attivo appunto Elena Gobbo, seguita direi molto bene dai docenti restauratori Giuseppe Longega, Giuseppe Tonini, dalla professoressa Elena Zendri, dallo stesso professor Biscontin, ha visto realizzarsi quel rigore scientifico che vede nella conoscenza in generale e nelle indagini preliminari un momento di forza ineludibile dell'iter metodologico. Ma in questo caso c'è un valore aggiunto in più che vorrei sottolineare, perché grazie alla formazione scientifica di questi neorestauratori, gli stessi sono in grado di eseguire le indagini chimico-fisiche che mano a mano si rendono necessarie. Quindi non solo in sede preliminare, ma anche in sede del lavoro stesso, quindi mano a mano che emergono problematiche significative che necessitano di una risposta. Quindi credo che proprio questo sia il valore, ma anche la diversificazione appunto rispetto ad altre scuole. In conoscenza che in generale, come poi appunto le professoresse Bisutti e Celotti spiegheranno molto meglio, ha portato in ogni caso appunto a quel risultato significativo di sottrarre ad una vecchia errata attribuzione addirittura di ignoto del XVI secolo o ad seguace del Tiziano appunto questo brano di affresco che invece appunto le professoresse hanno definitivamente attribuito a Giovanni Schiavone. Ecco, io non voglio dilungarmi oltre, ma voglio solo appunto una volta di più anche sottolineare come questo volume sia il coronamento appunto a livello divulgativo di un intervento importante. È un intervento importante che è appunto di un iter metodologico appunto soprattutto il suo grande punto di forza. Quindi un grazie ancora a tutti i docenti di questo corso, alla restauratrice Elena Goppo per averci dato proprio ancora una volta una lezione di metodo nel restauro. Grazie. Passiamo ora alla seconda parte degli interventi. Darei la parola ai curatori del volume, la professoressa Francesca Bisutti e Guido Biscontin, e nel presentarvi la professoressa Bisutti credo che vada ringraziata in modo particolare
proprio per la passione e l'interesse che ha avuto verso questo progetto che lei ha tanto voluto, tanto promosso, e credo che sia un risultato molto importante, anche perché è veramente uno di quei momenti di interdisciplinarità così cari a Ca' Foscari. La professoressa, infatti, di formazione è un'americanista, e quindi credo che vada ancora più apprezzata questa passione che ha portato al lavoro, dicevo, di quattro dipartimenti congiunti. Quindi non tanto adesso mi soffermo, ringraziando la professoressa Bisutti, sulla parte del restauro che è già stata sottolineata e che poi verrà affrontata dal professor Biscontin, ma proprio sulla ideazione che è nata dell'essere a Ca' Foscari, di essere in uno spazio che va anche indagato nella sua memoria storica. Quindi, ringraziandola ancora da parte di tutti noi, le passo volentieri la parola. Questo libro è nato intorno ad un tavolo, a dire il vero intorno a un tavolino della caffetteria dell'Ateneo qui sotto, quando un gruppo di colleghi di discipline diverse si è ritrovato su una stessa idea: accendere di nuova luce Ca' Giustinian dei Vescovi, il palazzo che è qui accanto e che fa parte dell'università dagli anni 40 del Novecento. Palazzo che è sempre stato oscurato da quell'autocrate architettonico che è la Gran Mole di Ca' Foscari. Un rapido brainstorming, qualche altra telefonata e il progetto ha preso forma. Insieme al resoconto del restauro dell'affresco abbiamo deciso di scrivere la biografia del palazzo, di farne rivivere la personalità multiforme, studiandolo come edificio e come dimora. Dunque, non solo pietre e mattoni, pozzi e scale, porteghi e logge. Di quella superba Ca' Granda volevamo far conoscere anche qualcosa di coloro che l'avevano abitata o che avevano vissuto i suoi spazi. Dall'antica famiglia dei Giustinian, i nobiluomini e mercanti che la vollero nel sesto decennio del 400, fino agli studenti attori del teatro di Ca' Foscari che hanno usato le quinte naturali della corte per le loro messe in scena sperimentali. Con una specie di fotografia ideale, no? Con le impressioni di cinque secoli sulla lastra, il libro vuole offrire un'inquadratura impossibile che ha sullo sfondo l'antico orto, gli animali da cortile, i magazzini per le mercanzie dell'Oriente e in primo piano le figure memorabili che questo luogo hanno animato e amato. Con continui scambi di informazioni e numerosi incontri intorno a quel tavolino e ad altri tavolini, i nostri autori hanno dato attenzione a oggetti e a persone che sono stati vicini nello spazio ma lontani nel tempo, riuscendo a ricostruire il contesto umano e artistico in cui quei manufatti erano nati e quelle persone avevano agito. Dal cortile, con le pietre che parlano perché sapientemente interrogate da Edoardo Danzi e con i reperti bellici che documentano la dolorosa storia di Venezia di 150 anni or sono, studiati da Piero Pasini, gli sguardi si allontanano per raccontare dell'edificio tardogotico e del suo gemello speculare, il Giustinian delle Sogge. Michela Gazzi ripropone il distributivo originario della casa domenicale e l'uso dei suoi spazi scoperti, con la pars rustica contigua alla parte monumentale. Mentre Marina Magrini esamina le rappresentazioni figurative della splendida facciata, raccontando come sia rimasta a lungo, ma non per sempre, comprimaria rispetto a quella più imponente di Ca' Foscari. Anna Scannapieco, con il suo saggio, che è quasi un dramma in due atti, fa rivivere il leggendario e indimenticato teatro di Ca' Foscari, la cui sala occupava il portico al pian terreno. Antonella Sattin ci fa invece entrare
o rientrare, per quelli che come me hanno una certa età, nell'altrettanto gloriosa Biblioteca Generale che stava al piano di sopra. E ci racconta delle affascinanti complessità delle sue trasformazioni, vere tempeste di carta che richiedevano un continuo dilatarsi degli spazi. Ancora, il volume illumina la celebre famiglia di pittori Schiavoni che nel 1826 prese possesso del palazzo. E Nico Stringa presenta la figura del patriarca Natale e del figlio maggiore Felice, che hanno chiamato il palazzo a nuova vita, trasformandolo in atelier e galleria, salotto e cenacolo, dove si intessevano innumerevoli rapporti con l'ambiente veneziano e anche con l'ambiente cosmopolita. Il figlio minore di Natale è Giovanni Schiavoni e ha studiato la sua figura di uomo romantico nel senso completo e ottocentesco del termine, Maria Celotti, che ha anche stabilito la sua paternità dell'affresco, il cui ritorno nel cortile celebreremo tra pochi minuti. Rosella Mamoli-Zorzi ci parla del giovane autore americano William Dean Howells, ospite del palazzo per un anno, che diede testimonianza diretta di com'era la città negli anni seguenti l'insurrezione del 48. Intanto, attraverso la lettura giornaliera delle commedie di Goldoni, Howells imparava un'importante lezione per il rinnovamento della sua scrittura. Ricordo per ultima la figura di Helen Dubberdon, di cui mi sono occupata io. È a questa lady inglese, generosa e coraggiosa, grandama del bel mondo internazionale e croce rossina anestesista al fronte francese e italiano durante la Prima Guerra Mondiale, che dobbiamo la ricostruzione della Scala Scoperta che si alza armoniosa e solenne nel nostro cortile. Nella seconda parte del libro i problemi tecnici e metodologici del restauro, l'importanza della salvaguardia di quanto di bello è arrivato a noi, come ha detto adesso la dottoressa Zucchetta e come poi ci diranno ancora i colleghi chimici. Grazie al lavoro degli autori, i nostri compagni di trincea in questa impresa, la ricerca è arrivata a conclusioni che, seppur interlocutorie, appaiono interessanti. Su molte cose non abbiamo detto l'ultima parola, ma su alcune abbiamo sicuramente detto la prima. E ci sono in effetti diverse novità offerte in questo volume e sarà il lettore interessato a individuarle nei vari saggi. Ne anticipo una soltanto. Il ritrovamento di Marina Magrini di una grande tela della fine del Cinquecento con la veduta di Ca' Foscari, Ca' Giustinian e un lungo tratto del Canal Grande. E sarebbe bello poter dire che, almeno in un qualche senso, il quadro è uno degli anelli mancanti nella storia del vedutismo veneziano, ma si vedrà. Confidiamo comunque di aver dato un piccolo contributo alla catena virtuosa che unisce ricerca e sapere, mettendo in comunicazione da prospettive multiple le lettere, le arti, le scienze. E gli intrecci tra le discipline sono stati non solo la necessaria premessa del progetto, sono stati soprattutto, come crediamo, il suo vero raggiungimento. Ma quanto sto cercando di esprimere con parole maldestre è detto con ben maggiore efficacia qua dietro le mie spalle. Concordia inter doctos, no, leggiamo nell'iscrizione, concordia tra gli studiosi, cioè confronto e collaborazione. Ma è tempo per me di ringraziare e spero solo nel dire la mia gratitudine di riuscire a trasmettere il calore che sento. Quindi grazie al rettore, interlocutore fondamentale, e grazie attraverso l'avvocato Walter Maretto al presidente della Cassa di Risparmio di Venezia, senza il quale il progetto sarebbe rimasto appunto tale. Grazie ai bibliotecari e agli archivisti di questa università, di questa città e di molte altre città italiane e straniere. Grazie ai colleghi dei nostri uffici, disponibili, efficienti e sempre cordiali, l'Ufficio del Patrimonio,
agli eventi, alla comunicazione, l'ufficio tecnico, il rettorato. E grazie ai dipartimenti che hanno voluto offrire anche un aiuto tangibile, non solo scientifico. Filosofia e beni culturali, il dipartimento a cui appartengo, scienze ambientali, informatica e statistica, studi linguistici e culturali comparati, il dipartimento a cui ho appartenuto, e studi umanistici. Grazie ad Alessandra Crosato, attenta e sensibile editor di Terraferma, e alla sua collaboratrice Renata Pizzol. Un segno della mia riconoscenza va a tutti e a ciascuno. Grazie. Eccoci qua alla conclusione del nostro lavoro. Questo interesse per la Madonnina di Ca' Foscari nasce da una serie di situazioni che si erano create al contorno, cioè la possibilità che ci venne data un 4 o 5 anni fa, forse 3, 4, di poter studiare, capire e in qualche maniera intervenire sul portale di Ca' Foscari. Questa situazione ha creato una serie di collaborazioni con i colleghi, con la soprintendenza, con gruppi che hanno dato il loro contributo. Il portale è stato restaurato, l'abbiamo presentato e durante questa diciamo attività, presentazione, questi momenti di entusiasmo anche per gli studenti e per noi che abbiamo lavorato, era presente Giovanni, il dottor Giovanni Sammartini, che ha seguito questo nostro lavoro sempre con passione. E allora abbiamo fatto due passi più in là, siamo andati nel cortile dove c'era questo dipinto che poi mi pare che abbiamo scoperto che è un affresco staccato, no? Ecco, questo affresco staccato, e il dottor Sammartini, che era l'unico che in realtà riusciva a vederlo, insomma, noi dovevamo alzarci sui tacchi, insomma, l'abbiamo un po', insomma, ci ha detto, ma bah, pensiamoci che qui, insomma, è una cosa che mi interessa molto. Non doveva dirlo, ma l'ha detto. E quindi, e allora, a quel punto lì, quando c'è stato lo spostamento per portarlo in laboratorio di restauro del corso di laurea nostro di restauro al Vega, è venuto il dottore, eccetera, e abbiamo avuto la fortuna di trovarci, non soltanto dicendoci buongiorno, buonasera con i colleghi, ma di poter parlare intorno a un tavolino. E questo è stato molto positivo, perché da una parte la soprintendenza, da una parte un dipartimento, da una parte delle professionalità. Questo trovo che è quello che ha dato la spinta, diciamo, a sviluppare un po' tutto questo lavoro, sia il lavoro di diagnostica, di conoscenza, di valutazione. Non è una cosa semplice, cioè un intervento un pochettino, quando uno deve tagliarsi la pancia per qualche motivo, non va lì, prima si fa le analisi, poi si fa le rete, e poi c'è il consulto, e poi si guarda, e poi si vede, no, e qui prendetela un po' larga, ma più o meno siamo così. Ecco, a noi l'idea di dare un contributo poi a Ca' Foscari e la nostra università ci viene spontaneo. Per esempio, non so, questi due dipinti murali, che affreschi non sono, sono stati studiati dai nostri gruppi di ricerca. Vedo qua la nostra segnista, la Francesca, che ha fatto la sua tesi su questo, per esempio. Quindi fa parte del nostro modo di pensare lo studio di Ca' Foscari. Questo lavoro è andato a buon fine e questo mi pare che sia un inizio di lancio per qualche altra cosa. Io sinceramente sentirò un po', cosa dicono
gli storici, ma se vogliamo stare su Ca' Foscari, forse credo che ci sia uno spazio per gli stucchi soprattutto, no? Non qua, ma ci sono una serie di stucchi in giro per il palazzo che varrebbe la pena probabilmente di approfondirli, e il professor Barbieri poi ci darà casomai il via. Ecco, non vorrei dire altro perché credo che voi abbiate voglia di sentire quello che è stato fatto, cioè le analisi, le prove. Ecco, queste sono un po' chiacchiere. A me interessava che si seguisse il metodo scientifico. Cioè, il metodo scientifico che vuol dire indago, conosco, sperimento, scelgo, no? Con consapevolezza. Questo era. E i nostri studenti l'hanno ben acquisito e questo mi rende soddisfatto. Devo fare un po' di ringraziamenti anch'io? Mi pare che la collega Bisutti ne ha fatti tantissimi. Io aggiungerei, cioè raddoppierei per la cassa di risparmio, perché sennò proprio qua era dura, anche sperando che insomma magari chissà come va il mondo, no? Ringrazierei molto la soprintendenza perché ci ha dato conforto, ci ha dato spinta, ci ha dato aiuto. In questo qua ci metterei dentro anche una serie di colleghi con i quali ci siamo trovati bene, Edo qua, però non mi dimentico che alla fine c'era qualcuno che doveva portare avanti queste cose, e a parte la professoressa, io quando non so a chi telefonare a Ca' Foscari faccio il numero del rettorato. Per cui queste signore del rettorato che ti confortano sempre con la risposta, una risposta te la danno sempre. Per cui mi ha dato tranquillità questa cosa. Se no, ma ci sarà pronto, sarà pronto, non sarà, che fa, che... Mi sento tranquillo. Vorrei aggiungere anche, che tutti si sono dimenticati, ma dovevo dirlo io, l'ufficio tecnico. Perché l'ufficio tecnico, la Marlene, l'architetto Magnanini, quando ha dato il suo contributo all'architetto Capra e loro, per cui per noi sono stati importanti perché ci hanno dato quelle che erano, diciamo, le necessità, che qualche volta sono piccoline, ma quindi io spero che ci vediamo qui fra un paio di anni a parlare degli stucchi di Ca' Foscari. Vorrei dare un senso anche al tavolo e quindi creare qualche ostacolo anche alle riprese che testimoniano questo nostro incontro. Sono rimasto di stucco naturalmente alla proposta, all'ipotesi facciata adesso dal vostro e io credo che evidentemente una sede storica come quella della nostra università debba essere radiografata dall'inizio alla fine, perché ha tutta una serie di elementi di grande importanza, però questo sarà il tema dell'incontro che faremo fra un anno, fra due anni, quando avremo risolto un problema complicato come quello degli stucchi in una città come Venezia, tra l'altro. E invece credo che valga la pena adesso di accompagnare. Di accompagnare con qualche considerazione il volume che oggi ci fa da guida allo scoprimento di questo piccolo e delizioso affresco nel secondo cortile di Ca' Foscari, nel cortile di Ca' Giustinian dei Vescovi. Io credo che questo sia un volume esemplare, che non sia soltanto un testo, come si dice adesso, di alta divulgazione, perché è in realtà lo specchio di ricerche concrete, alcune tra l'altro del tutto innovative, ma anche metodologicamente importante, perché chi avrà anche non troppa pazienza nello scorrere questi testi, perché si tratta di testi tutti molto affabili, tutti talmente ricchi
di elementi, di novità, di valutazione, storie appassionanti. L'autore di questo affresco ha avuto una vita romantica, come è stato detto, ma insomma anche patriottica, è morto per la difesa della Repubblica di San Marco del 1848, e è morto di febbri riportate dopo atti di eroismo compiuti nel forte di Marghera, e il palazzo mostra i segni di quelle settimane terribili in cui Venezia, in una delle prime circostanze, per fortuna non replicate, della sua lunga storia, è stata terribilmente bombardata. E quindi sono dei contributi anche di storia appassionante. Però quello che mi interessava sottolineare, anche per quello che sono le mie più ridotte competenze, è il fatto che il palazzo sia stato veramente studiato come un organismo e quindi inserito all'interno del tessuto urbano di Venezia, mostrato nel suo ruolo assolutamente specifico. Non siamo in un punto qualsiasi del Canal Grande, siamo in un punto eminente. È stato ricordato prima dalla collega Bisutti questo ritrovamento che la nostra collega Marina Magrini ha fatto di questa grande preveduta tardo cinquecentesca. Difficilmente avrebbe potuto essere applicata quella veduta ad un altro punto del canale, e in un altro punto del canale probabilmente il corteo del re di Francia non avrebbe sostato. È un palcoscenico naturale, molto prima di diventare naturale, per quello che si può dire a Venezia naturalmente, qui a Venezia non c'è niente di naturale, ma ancora prima di diventare teatro universitario, quel dipinto, quel grande dipinto, testimonia come questo punto della città, questo punto di questa via d'acqua, fosse considerato come un teatro. E tra l'altro, come ha analizzato molto scrupolosamente Michela Agazzi, questi due palazzi Giustinian, con la calle in mezzo, con funzioni diverse, ricompaginati però sul fronte del canale, dimostrano come fin dall'inizio della storia di questo manufatto ci fossero state delle preoccupazioni di carattere scenografico, oltre che di carattere funzionale. E naturalmente la grande mole di Ca' Foscari richiedeva uno sforzo del genere, era difficile che potesse ammettere nelle sue immediate vicinanze degli edifici di più modesta fattura. In questo caso sono due palazzi che però, visti insieme dal canale, sono grandi e anche più grandi in termini di facciata di quello che è il grande complesso di Ca' Foscari. Al di là degli esiti, che sono tanti, ripeto, e tutti molto interessanti, mi pare che questo volume sia esemplare anche per tutte le metodologie che sono state dispiegate in queste ricerche. In questo libro si condensano documenti d'archivio, fonti, si scopre per esempio quanto sia importante l'uso della fotografia, vedo qui anche il collega Prandi. La fotografia ottocentesca ci dà delle informazioni che non sono sostituibili da altri supporti, ma ci fanno percepire in certi casi anche meglio dei dipinti coevi la situazione e l'evoluzione di un palazzo. Edoardo Danzi è partito dal primo livello di conoscenza possibile, filologica possibile, di un manufatto architettonico, che è la stratigrafia dei muri. E pensate, per un palazzo di oltre 600 anni, di quasi 600 anni, che cosa significa, quali stratificazioni, e di alcune di queste noi abbiamo, proprio grazie alla fotografia, anche dei documenti precisi, dei riscontri precisi. E per altri invece ci sorreggono gli studi documentari, l'analisi filologica, il confronto con gli altri manufatti presenti a Venezia. Una sezione è naturalmente dedicata a questa famiglia di artisti, divertente e interessante come famiglia, una famiglia che ogni tanto fa le Olimpiadi familiari della pittura,
si mettono insieme, sono un padre e due figli che almeno in una circostanza si sfidano senza armi contundenti ma con i loro pennelli per cercare di chiarire quale sia il più bravo della famiglia, ma in realtà per realizzare un meraviglioso spot per tutta la dinastia e per tutta la bottega che sta dietro a questi tre artisti che hanno destini diversi, per qualche verso anche omologhi, perché tutti e due i figli di Natale Schiavoni prendono questo cosmopolitismo del padre, uno lavora per la corte russa, un altro lavora in Romania. Cioè, diciamo che non è che fossero proprio qui ad aspettare il turista usando il cavalletto sul pontile e facendo qualche scorcio suggestivo della Venezia dell'epoca, e anzi si dedicano più alla pittura religiosa, alla pittura di storia, questa bellissima morte di Raffaello che è anche un tema di straordinario interesse perché è uno degli episodi che Giorgio Vasari sottolinea nelle sue vite per dimostrare quanto sia nobile il ruolo del pittore, come Raffaello muoia da nobile. Questo dipinto focalizza esattamente questo punto, il che vuol dire che poi anche certi temi della letteratura artistica riaffiorano anche nella pratica figurativa. Per cui, ed è attraverso il confronto e l'analisi di queste fonti che è stato possibile, non dico attribuire, ma restituire a Giovanni Schiavoni un'opera che lui aveva fatto. Quindi non mi pare che sia una cosa dubitabile, mi sembra che invece questo testimoni anche la versatilità di questo artista che a 800 inoltrato sapeva riprendere i modi del grande Cinquecento veneto e però adattarli con una sensibilità che secondo me si percepisce nel volto della Madonna, nel suo rapporto con il bambino, che non è più quello cinquecentesco, ma che è completamente romantico. Un'altra cosa che mi ha colpito, e concludo, è il fatto che per qualche lustro nel corso del XIX secolo questo palazzo sia stato una galleria. Era una galleria di una famiglia, la famiglia ci campava, venivano dei clienti, venivano a scegliere, siamo in un mercato dell'arte diverso da quello dei secoli precedenti. Adesso, quando qualcuno ha bisogno di un dipinto, va a cercarlo nella casa di un mercante, in questo caso di un pittore mercante, e vede quello che può accomodare alle sue esigenze e ai suoi gusti. Da alcuni anni, come sapete, quegli spazi vengono usati, proprio il salone anche superiore viene usato per finalità espositive, e anche in questo caso è un recupero quasi inconsapevole di radici, perché non avevamo le idee così chiare di come fosse la storia del palazzo quando quella destinazione è stata individuata. Però anche questo ha testimonianza che a Venezia le cose riemergono, che le radici sono profonde, profonde come le superfici murarie in cui si incastrano e si organizzano in certi casi anche armoniosamente tante diverse attività. Quindi io credo che si tratti veramente di un volume importante, di un volume esemplare, soprattutto per quanto riguarda gli studi storico-architettonici e artistici. Non parlo del problema del restauro, di cui parleranno adesso le persone che direttamente sono state coinvolte in questo, però certamente anche la sezione che riguarda il restauro documenta scientificamente un episodio importante. Auspico anch'io, come ha detto il Rettore, che questo possa estendersi anche ad altri manufatti che sono in uso e in proprietà dell'Università Ca' Foscari di Venezia, perché credo che questo ci consente di capire meglio anche quello che stiamo facendo giorno per giorno, gli spazi in cui entriamo, gli spazi che magari possiamo anche fruire con una certa disattenzione e che invece ci richiamano storie di molti secoli. Grazie. Approfitto anch'io di questa posizione di tavolo. E, naturale evoluzione della conoscenza, ovviamente, la conservazione.
In questo caso, in particolare per quanto riguarda il dipinto della Madonna con Bambino e San Giovanni, il restauro poteva essere condotto attraverso diverse vie. Una era quella tradizionale, in cui il restauratore, attraverso competenze acquisite con l'esperienza, agisce direttamente sull'opera, e quindi utilizzando un sistema, diciamo, artigianale, oppure attraverso un incrocio di conoscenze tra gli aspetti più scientifici, tecnologici e quelli operativi, incrocio che però è puntuale, non è un accompagnamento costante. In genere si fanno delle indagini conoscitive a inizio restauro, quasi mai a conclusione del lavoro, e diciamo rarissimamente si segue l'opera nel tempo. La terza via, che è quella che si è scelta e che da questo punto di vista propone un modello che speriamo venga acquisito e poi utilizzato in altre occasioni analoghe, è quella in cui si ha una fusione costante e continua tra la conoscenza scientifica delle materiali e delle tecnologie e gli aspetti operativi e pratici. Cioè non c'è una scissione, non c'è un incontro casuale tra questi diversi livelli di conoscenza, ma c'è un costante accompagnamento l'uno all'altro. E in questo devo dire che questa opera ci ha dato occasione di testare, collaudare e definire anche in maniera poi pratica, tant'è che siamo arrivati a un restauro che possiamo considerare esemplare da questo punto di vista, e ci ha consentito anche di scoprire come la tecnologia tradizionale, cioè l'intervento tradizionale, pur portando ad un risultato, poi di fatto abbandoni l'opera a se stessa, mentre questo accompagnamento costante, cioè questo aspetto, questa attenzione anche agli aspetti scientifici, ci consente di accompagnare l'opera nel tempo e di prevederne il comportamento. Ed ecco quindi che non è solo il restauro che una volta concluso ridà l'opera e la abbandona al suo destino, ma è un'azione che consente all'opera di essere seguita nel tempo, monitorata, controllata e soprattutto ne consente la conservazione non con grandi interventi, ma con piccoli interventi mirati che ne allungano per certi aspetti la vita. Questo è più complicato per certi aspetti, dal punto di vista tecnico è più difficile monitorare un'opera, bisogna sapere che cosa monitorare, bisogna sapere in che ambiente verrà ricollocata, quindi il progetto di manutenzione di fatto diventa il progetto di conservazione. Quindi non è il punto d'arrivo la restituzione di quest'opera, ma con oggi parte una sua nuova vita, una sua nuova possibile prosecuzione nel tempo e conservazione nel tempo, che verrà garantita attraverso anche delle soluzioni tecniche, anche semplici, come quella del monitoraggio in loco. Nessuno toccherà più quest'opera, se non in caso di necessità, ma sarà possibile attraverso un vetro applicato in maniera non definitiva, ma facilmente rimovibile, monitorare lo stato di conservazione dei materiali e verificare l'efficacia degli interventi nel tempo. Quindi intervenire laddove necessario. Per quanto riguarda, e questo io ritengo che sia una diciamo uno degli aspetti più importanti di questo restauro che abbiamo avuto questa occasione importante di poter effettuare e seguire. Adesso Elena Gobbo e Giuseppe Tonini illustreranno tutte le soluzioni tecniche e la parte di studio di quest'opera, che è anomala perché è un affresco di fatto mobile, cioè è uno strappo, cioè uno stacco di un affresco supportato su un telaio in legno, su un supporto in legno, per cui problematiche in fase di restauro e anche conservative sono molto diverse e composite rispetto a quello di un intervento su una tela piuttosto che su un affresco. E ora lascio la parola ad Elena e a Giuseppe perché ci illustreranno, sì, attraverso anche delle immagini interessanti, tutti gli aspetti di questo restauro. Grazie.
dedicato a questo progetto seguendo i ragazzi nel lavoro di... nel lavoro di restauro. Volevo solo sottolineare, perché la descrizione la farà la dottoressa Elena Gobbo, sull'importanza di, possiamo parlare di questa nuova figura professionale che oltre portare avanti uno studio prettamente teorico, analitico, mettono fisicamente le mani e portano avanti un progetto di restauro. Importante, mi vorrei soffermare che, come aveva accennato la professoressa Zendri, la fase di analisi progettuale non si è fermata solo a questo a questa fase di intervento, ma ha fatto parte di tutto il percorso di lavoro. Quindi il lavoro anche di pulitura è stato seguito da un supporto analitico per darci dei dati il più possibile oggettivi sull'operatività. Adesso lascio la parola alla dottoressa Gobbo per la descrizione dell'intervento. Sì, allora l'affresco è stato smontato e condotto nei laboratori dell'università per facilitare appunto le operazioni sia di analisi sia di restauro. È stato pianificato un progetto, è stato pianificato appunto un progetto di conoscenza che ci permettesse di arrivare appunto ad approfondire tutta l'opera sia dal punto di vista macroscopico sia dal punto di vista microscopico. E sono state fatte quindi delle fotografie con luce posta ortogonalmente all'opera, con luce UV e in luce radente, proprio per sottolineare gli eventuali distacchi, sollevamenti, ridipinture, e quindi di avere così un primo approccio macroscopico alle varie situazioni di degrado. Questo studio ha portato all'esecuzione di mappature di tavole grafiche, quindi di mappature di degrado, che ci hanno permesso di staccarci un attimino dal comparto iconografico dell'opera, ma di concentrarci proprio nelle varie situazioni di degrado. Queste sono state intrecciate appunto in queste mappature grafiche e poi conseguentemente anche sulla superficie. Abbiamo avuto la fortuna anche di utilizzare uno spettroscopio Raman, e questa tecnica è validissima per il riconoscimento di pigmenti e la cosa fondamentale è che non è per nulla invasiva, quindi non reca alcun danno all'opera. E nel nostro caso abbiamo scelto alcuni punti quindi dove è stata condotta questa analisi. Abbiamo visto quindi che dove c'è una lacuna che lascia a intravedere la preparazione sottostante, c'è la presenza di calcio e di gesso. Gli altri pigmenti purtroppo nel nostro caso non sono stati individuati perché al di sopra era stato messo uno strato di vernice e c'era del particellato atmosferico che si era deposto. Quest'opera è stata in esterno fino a poco tempo fa, perciò questa analisi ha rilevato solamente gesso e carbonato di calcio nella preparazione. Visto proprio il fatto che questa opera è stata esposta in esterno, è stato deciso di condurre anche delle analisi microbiologiche. E queste hanno portato comunque allo sviluppo di microorganismi solamente una volta posti nelle condizioni a loro favorevoli. Perciò abbiamo potuto constatare che non c'era un vero e proprio attacco biologico nell'opera. Oltre a queste tecniche non invasive, sono state fatte delle indagini invasive.
Tutto questo percorso di conoscenza comunque ha portato alla selezione dei punti dove prelevare dei campioni e quindi a una, a una scelta consapevole di cosa si voleva prelevare e analizzare. I campioni sono stati presi quindi da più parti della superficie, questi devono essere rappresentativi il più possibile di tutta l'opera, perché ovviamente sono piccolissimi frammenti che devono dare delle grandi risposte. E, il fatto che venga prelevato del materiale dall'opera è sicuramente controbilanciato dalle informazioni che ne possiamo ottenere. Su questi campioni sono state fatte le analisi che potete vedere, e ne portiamo ad esempio tre, giusto per avere un'idea di quello che è stato fatto. E i campioni sono stati analizzati, oltre che tal quali, anche in sezione stratigrafica per vedere proprio tutti gli strati di cui è composta l'opera, e sono state fatte delle analisi elementari per capire proprio gli elementi che componevano ogni singolo strato. E per quanto riguarda un altro campione, il numero 2, che è stato prelevato solamente nello strato superficiale, è stata fatta la spettrofotometria IR e questo ci ha dato la possibilità di capire che la vernice era polivinilacetato. Il campione numero 7 invece, che è quello prelevato dalla lacuna più grande in basso, ha dato la possibilità di prelevare l'intera stratigrafia dell'opera. Si vede quindi nella sezione stratigrafica osservata a microscopio la presenza anche di una tela. Anche in questo caso è stata valutata la composizione elementare e anche per quanto riguarda i composti con l'analisi all'IR. Tutto l'incrocio di questo percorso e di questi dati ha portato alla consapevolezza che quest'opera era i campioni erano molto rappresentativi di tutta l'opera, perché erano più o meno tutti simili. Si discostano solamente il numero 3 e il numero 4, quindi due campioni, per la presenza di fosforo, che può confermare la presenza di un legante organico, e il numero 7, quello proprio in basso, che ha uno strato pittorico più spesso rispetto agli altri. Di conseguenza abbiamo potuto dire che sopra la tavola lignea è stata messa una preparazione a gesso e polivinilacetato. Nel mezzo di questa preparazione è stata deposta una tela, dopodiché abbiamo l'intonaco, e le terre e il polivinilacetato per ultimo a finitura. Lo studio della successione degli strati e l'analisi dei materiali raccontano appunto di un'opera realizzata con una tecnica mista, quindi vediamo la tecnica esecutiva dell'affresco riconosciuto nelle giornate o proprio nella tecnica pittorica, nei pigmenti utilizzati, ma anche la presenza appunto di fosforo, che dicevo poco fa, conferma l'utilizzo di un legante organico, probabilmente caseina, che era molto usato appunto nell'Ottocento. E sempre questo studio ci racconta anche appunto dei materiali e del modo in cui è stato realizzato il restauro negli anni 60, in cui appunto si è visto lo stacco, il deposito su una tavola e su una preparazione con una tela e l'integrazione a terre e polivinilacetato. Come ribadito più volte in questa sede, la nostra preoccupazione principale era non solamente condurre queste indagini preliminari volte a conoscere in modo totale l'opera, ma anche usare queste tecniche, sfruttare queste tecniche per avere il controllo su tutte le varie fasi operative. Quindi sono stati fatti dei saggi di pulitura per vedere di rimuovere la vernice, e ogni operazione ha subito un controllo tramite varie tecniche. E sono state principalmente rimosse le veline, perché inizialmente erano state poste per assicurare insomma di non danneggiare l'opera durante lo spostamento dalla sede originale ai laboratori dell'università. E sono state aperte varie finestre di pulitura in più punti nell'opera per vedere appunto se la metodologia utilizzata fosse stata corretta ovunque. Prego.
E dunque, appunto, in queste immagini si possono vedere sia il test fatto per la rimozione della vernice, in cui si provano vari solventi per appunto identificare quello più adatto a rimuoversi la vernice ma non intaccare gli strati sottostanti. La selettività è fondamentale in questi casi. E le finestre di pulitura, come ad esempio si può vedere in questa immagine, si scopre come la vernice degradata e scurita nel tempo abbia oscurato ad esempio una foglia che è comparsa una volta aperta appunto la finestra di pulitura. E sempre per controllare cosa si stava facendo abbiamo osservato la superficie tramite microscopio digitale a contatto per vedere appunto che i solventi scelti non stessero assolutamente attaccando la pellicola pittorica sottostante. Questo è stato intrecciato e confrontato anche con l'analisi dei tamponcini di cotone con il quale è stata rimossa questa vernice e in effetti lo spettro del polivinile acetato puro, quindi abbiamo la certezza matematica che a parte questo non è stato rimosso nient'altro. E quindi infatti come detto i criteri della pulitura devono essere proprio questi, una rimozione selettiva, un utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, quindi anche non tossici per l'uomo e per l'operatore che appunto sta lavorando, e non devono interferire con altre cose. Qui abbiamo delle immagini in cui si vede il prima e il dopo, quindi le foto a destra sono le foto dopo la pulitura. Si vede che mentre nella parte superiore l'originale era ben conservato, nella parte inferiore invece si è dovuto trovare un compromesso tra l'originale, che era veramente pochissimo, e i ritocchi fatti negli anni 60. E si voleva dare proprio una continuità d'insieme e non perdere assolutamente l'iconografia dell'opera. Abbiamo stuccato le parti ovviamente che andavano stuccato e consolidato con della maltina liquida e consolidato anche la superficie pittorica con dell'acqua di calce e alcol. Dopodiché sono state fatte appunto la reintegrazione pittorica, dipendentemente dalle lacune trovate abbiamo scelto di utilizzare la tecnica puntinato per le lacune esigue, mentre per velature dove c'erano delle grosse mancanze, tutto sempre per non perdere una continuità d'insieme che risultava veramente compromessa. Quindi abbiamo proceduto con la ricollocazione. E abbiamo pulito l'edicola in pietra d'Istria e sistemato gli intonaci e abbiamo fissato l'affresco con delle calamite in modo da poter mantenere sempre ventilato l'ambiente ma di assicurare insomma la stabilità all'affresco e sarà posto un vetro di chiusura che fungerà da protettivo, quindi che filtri i raggi UV, anche perché l'opera è esposta insomma al sole battente per più ore al giorno. E da questo punto, come già detto, è il punto zero, quindi partirà un controllo sistematico dell'opera in modo da avere la possibilità di conservarla più lunga possibile con minimi interventi. Quindi verranno valutate le variazioni cromatiche, lo stato della superficie pittorica, se ci saranno sollevamenti o meno, e anche lo stato di conservazione del supporto del retro, insomma. E questo monitoraggio avrà una cadenza annuale in modo da assicurare appunto un controllo approfondito. Basta. Grazie. Ringrazio ancora tutti i relatori per averci raccontato questa storia così affascinante e vi invito ora a passare nel cortile piccolo dove ci sarà la cerimonia.